Oggi è il secondo giorno dei sopralluoghi svolti qui a Castellamonte e soprattutto ho notato che gran parte della gente, dei neoattori, dei neofiguranti speciali, delle neocomparse, hanno accettato di candidarsi con grande entusiasmo e soprattutto con una sensibilità fortissima. Anche, come dire, nei miei compagni d'avventura, da Elsio che curerà il backstage del film, da Roberto Faretti che mi sembra sia nato come direttore di produzione e anche dal Conte Riccardi, dove siamo stati ospiti di questi sopralluoghi, ho riscontrato una sensibilità, devo dire, eccellente, molto profonda, molto intensa, e nel rendersi complici con noi di questo film. Ho trovato un'associazione, La Memoria Viva, con grandi capacità organizzative. Sono riusciti ad assemblare questi appuntamenti con i provini, con i candidati ai provini, soprattutto bambini, per gli esterni del film La bambina che non sapevo odiare, che gireremo appunto tra fine agosto e inizio settembre. È un film che poi è stato voluto grazie ad un incontro tra me e Roberto Faletti, dopo la proiezione del giovane Pertini, combattente per la libertà, in cui mi si chiedeva cosa ne pensassi io del rifacimento di un film tratto da una vicenda realmente accaduta di questa signora Lidia Maximovic, 81enne, che vive a Cracovia e che ha trascorso i suoi primi 5 anni di vita quasi come ostaggio del dottor Manghera e poi, rientrando in una famiglia adottiva, si rivede la madre dopo 18 anni viva, quando lei pensava che ormai della madre fossero andate via tutte le tracce di una possibile e probabile esistenza. Una storia che mi ha affascinato molto e che però stiamo mettendo con gran fatica su con l'associazione La Memoria Viva, ed è subentrata anche da poco la Stemo Film di Claudio Bucci, che ci dà una mano anche a collocare il film nelle alte sfere di Rai Cinema e del MIBAC, del Ministero dei Beni Culturali. Quello che ci auguriamo tutti, dall'ultima comparsa all'attrice protagonista, ai produttori, agli organizzatori, che questo film lasci il segno, un segno soprattutto come monito per le nuove generazioni, quello di non odiare.